Benvenuti leaders nell'angolo di un tè con la palma, nuova location per tanti fattori. Uno, qui tira una corrente al bacio. Due, sotto la mia finestra ogni qualvolta devo girare un video, c'è il bordello e il finimondo perché è la zona più trafficata della casa. Quindi mi sono messa nel salotto, vedete tutta questa bella luce soffusa, ma tanto non dovete vedere a me, ma dovete vedere il libro qui. Va bene così, ogni tanto mi avvicinerò e quindi cercherò di essere un po', diciamo, passatemela, vi prego, passatemi questi video in questo periodo di grande caldo, poi quando potrò chiudere la finestra andrà tutto liscio come l'olio. Di che libro parliamo? Ovviamente dal titolo, lo sapete già, parliamo della filosofia di Zorba di Francesca Capone, romanzo in collaborazione. È uscito l'articolo annesso, quindi dopo il video vi invito ad andare a vedere l'articolo. Ovviamente trovate anche i link di riferimento di Instagram dell'autrice e il link diretto ad Amazon. Allora, questo come libro di Roma, Malaga, andata e ritorno, che se non avete visto, allora questa premessa è la prima volta che lo faccio, quindi non so se riuscirò, però vi lascio. Ora non so se qui o qui il pallino per andare a vedere la recensione di Roma Malaga. E perché insieme a questo libro, appunto insieme a quello di Lorenzo, insieme a questo libro, sono stati i libri più belli di questo mese, cioè agosto. E in entrambi i casi sono stati libri che secondo me mi porterò diciamo, nel cuore per tutto l'anno, perché sono state delle vere chicche per me. Io mi sono fatta una mezza scaletta perché è un libro piuttosto complesso. Io generalmente non segno così tanto i libri e quando me li segno vuol dire che è grave. No, è grave nel senso o positivo o molto positivo o molto negativo. Cercherò di darvi un po' di nozioni della trama, un po' di impressioni e poi vi avviserò ovviamente, vi dirò quando ci saranno la parte spoiler, perché alcune cose sono da precisare secondo me e quindi farò proprio la fine della recensione in modo tale che potete decidere di stoppare e nel caso rivederlo quando appunto avete finito il libro. Allora, iniziamo col principio. Chi sono i nostri protagonisti? I nostri protagonisti sono Valeria e Massimiliano. Piccola precisazione, cognome di Massimiliano è Draco. Io non so se c'è qualche riferimento a Harry Potter, però questa è la mia impressione. Appunto, la nostra storia è incentrata sotto l'ottica di Valeria. Valeria è una ragazza, che comunque va a scuola e, diciamo, sottoposta alle ripicche da parte di una docente non molto simpatichella e, possiede una piccola cerchia di amiche, non tante, però fidate. E procede tranquillamente il suo ambito scolastico, tranne per due aspetti, appunto, una docente non molto buona con lei e un bullo della scuola, che è appunto Massimiliano. Massimiliano, caso vuole, è il figlio di questa fantomatica docente. Non vi cito il nome della docente perché non è che ha proprio una parte importante, ce l'ha molto di più Massimiliano, quindi passiamo avanti. Massimiliano, come sto dicendo, come vi stavo anticipando, è un po' il cosiddetto figlio di papà, in questo caso figlio della mamma, e soprattutto figlio della mamma che è docente, che è odiata da tutta la scuola, quindi automaticamente odio anche lui. Però lui, diciamo che in parte all'inizio viene mostrato come se si appoggia a questa figura che è appunto io sono la figlia, sono il figlio di questo docente e quindi voi dovete rispettarmi. E sommariamente la gente lo rispetta proprio esclusivamente per questo motivo. C'è solo una persona molto molto fidata, che è uno dei più cari amici di Massimiliano e che sarà secondo me forse l'unica figura che conosce veramente Massimiliano. Poi ce ne sarà un'altra, ma non so se la accennerò ora o nella parte spoiler. Ok, appunto, questi due ragazzi vivono la loro vita in totale tranquillità. C'è solo un piccolissimo problema. Valeria ha, come si può dire, un odio profondo e viscerale
per Massimiliano, perché è sempre stato ai suoi occhi appunto un figlio di mamma, figlio di una docente che lei molto odia perché si sente sempre molto sottomessa nei suoi confronti e un po' anche per l'atteggiamento di Massimiliano che risulterà sempre un po' bulletto, un po' con quell'aria strafottente, tant'è che il loro incontro sarà particolarmente scottante, particolarmente pesante, anche perché lui proprio siccome deve interpretare la parte del bulletto, tratterà un pochettino male Vale. E ovviamente inizieranno per una serie di circostanze un susseguirsi di appuntamenti scadenzati da parte di Vale e di Massi. Facciamo le abbreviazioni dei nomi, anche per chi viene fatto nel libro. Questi incontri molto molto forzati porteranno anche a una determinata consapevolezza nel cuore di Vale. Vale in poche parole riuscirà a capire nel giro praticamente di quasi subito che il suo grande odio per Massimiliano viene principalmente per il fatto che lei ha un grande sentimento nei confronti di Massi. Cosa ancora importante è, vabbè, forse questo è meglio che lo diciamo nella parte spoiler. Che cosa ne pensi di questo libro? Questo libro, non l'ho detto, è un prodotto in self con You Can't Print e contiene la bellezza di 387 pagine. Per un testo, purtroppo per i miei standard, molto molto piccolo, ma giustamente, capendo le dimensioni del libro e della storia, quando voi lo finite dite no, ma non poteva fare diversamente, cioè nel senso tutto è necessario, tutto è descritto nella maniera giusta, quindi ci può stare. La mia difficoltà è stata quella, però ovviamente è un mio problema personale. All'inizio avevo percepito un po' un cosiddetta storia adolescenziale. Parleremo anche del perché si chiama La filosofia di Zorba e soprattutto perché c'è un gatto. Ci arriviamo dopo. All'inizio io avevo questa grande impressione che si parlasse appunto di una solita cottarella tra adolescenti. Ovviamente poi cominciano ad arrivare i cosiddetti pilastri, i cosiddetti punti forte di questo libro. Punto e appunto, gioco di parole, e appunto la filosofia di Zorba. La filosofia di Zorba non è un gatto fisico, ma è un concetto che viene espresso più e più volte da uno dei docenti appunto di questi due ragazzi, che, gioco di parole, è un filosofo. E questo docente appunto dimostrerà quante volte ho detto appunto, contatele e poi ditemi nei commenti quante volte l'ho detto. Questo docente dirà più e più volte, dimostrerà a questi ragazzi quanto nella vita, quando un qualcosa non ci piace, bisogna capirlo nella sua totalità e soprattutto capire perché a noi quella cosa dà fastidio e soprattutto noi cosa facciamo per farcelo odiare o per farcelo piacere. È una filosofia molto particolare, tant'è che verrà applicata in questa storia sotto l'ottica di Vale. E Vale, appunto, questo odio profondo nei confronti di Massi è dovuto principalmente a un suo grande sentimento nei suoi confronti, anche un senso di invidia, perché viene circondato da così tante persone, è così tanto amato da tutti, e lei ha sempre avuto un po' questa invidia che poi è tramutata in odio e poi in qualcos'altro. Io penso che il libro è molto molto particolare, è una storia che sì, forse all'inizio non può convincervi tanto, cioè nel senso forse è un po' lento all'inizio, anche se la storia entra subito nel vivo. Quello che è successo a me, vuoi per la scrittura piccola, vuoi perché si tratta di adolescenti, può essere che all'inizio provate un po' di difficoltà, ma vi prometto che appena arriva il docente di filosofia, voi vi innamorate del libro, perché ha quel surplus, quel passaggio in più che i libri, soprattutto nell'ambito del
dei temi adolescenziali manca, in questo caso è prepotente. Questo argomento, questa voglia di far capire ai ragazzi che c'è tanto altro nella vita, che soprattutto sono alcuni temi, sono i temi della famiglia, il tema del futuro, delle proprie passioni, del prendere quello che si ama e lottare per averlo. Si parla anche e soprattutto della famiglia di Vale, si parla di entrambe le famiglie, ma in particolare quella di Vale, perché quella di Vale è un po' particolare, è una famiglia che ha avuto appunto Vale in età molto molto giovane e quindi ha perso quella freschezza, quella giovinezza che poi stanno rivivendo quando lei è già più adulta. Quindi è lei che è genitore a loro e non viceversa. Capiamo anche, ci sono alcuni argomenti come per esempio l'abbandono, genitori separati, genitori lontani, ci sono tante 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 argomentazioni che in un libro del genere, fatto come è stato fatto, cioè secondo me è fantastico, perché per un adolescente questo libro secondo me sarebbe una manna dal cielo. Penso che il libro ha tantissimi punti forte, sostanzialmente la cosa che mi ha lasciato un attimo alla fine è anche un po' in bilico, è stato il nome, la scelta del nome e la scelta della copertina, perché io all'inizio mi aspettavo una storia che c'entrasse molto con l'animale, molto con questo rapporto uomo-animale. In verità c'è questo, c'è la filosofia di Zorba, ma esternamente voi non pensereste mai che si parla di una storia adolescenziale, ma quando arrivate alla fine della storia state in un punto dove da una parte dici no, ma questa copertina non c'entra niente, ma perché siete messa qua? Dall'altra parte dici no, ma è necessaria, sennò come fai a spiegare il senso di questo libro? Quindi voi vi trovate in quel punto dove dite dove devo andare a parare? Penso che è necessario, può essere fuorviante, ma è necessario perché alla fine è quello il sunto, è quella la morale, è quella che voi ritrovate in tutto il libro. La stessa cosa avviene anche quando lo concludete, perché non è un autoconclusivo, ma ci sarà un seguito. In verità, viene anche citato un luogo che, per chi conosce un po' il percorso di Francesca, sa che c'è su Wattpad ed è Chocolate Blanc. Spero che si pronunci così. Chocolate Blanc, forse? Vi lascio anche qui il link diretto su Wattpad. So che Francesca sta realizzando appunto la storia su Wattpad e che molto probabilmente verrà pubblicata come anche il seguito. Piccola precisazione. Il libro è stato scritto nel giro di 10 anni, quindi c'è stata anche una grandissima evoluzione da parte della scrittrice. E posso dirvi di non spaventarvi per le dimensioni e per il quantitativo di pagine, perché è un libro che può sembrare prolisso, ma non lo è. Ogni cosa ha il punto giusto. Ci saranno tantissimi, tantissimissimissimissimi colpi di scena. Non è una classica storia adolescenziale, perché ci sono diversi punti interessanti. E ora veniamo agli spoiler. Quindi, se siete arrivati a questo punto, io vi saluto e vi invito a seguire appunto tutte le vicende su Instagram. Se invece volete sapere qualche curiosità, andiamo nella parte spoiler. Parte spoiler. Allora, perché ho deciso di dividere? Perché ci saranno alcune parti del libro che se appunto non lo leggete possono risultare un po' spoiler. Perché? Perché tra Vale e Massi non c'è proprio una storia del tutto lineare, ma ci saranno il cosiddetto terzo incomodo e soprattutto un importante evento, cioè un concorso di scrittura. Piccolo spoiler, entrambi sono scrittori, ma Vale è una scrittrice
anonima presso un'applicazione molto molto simile a Wattpad, tant'è che lei è una scrittrice estremamente conosciuta nel mondo digitale. Entrambi, per una serie di circostanze, parteciperanno insieme a un concorso che li metterà davanti alle proprie difficoltà e soprattutto ai loro sogni. Cosa importante, ecco perché vi dico, non è solo una storia adolescenziale, ma è un qualcosa che può dimostrare molto ai giovani, cioè che quando si persevera, i propri obiettivi si possono raggiungere, anche con un pizzico di fortuna. Vengono anche molto molto citati argomenti come l'amicizia, molto molto amari aggiungerei anche, che vi porteranno alla fine del libro ad odiare tantissimo alcuni personaggi, alcune scene che io stavo per dire mo lancio il libro, perché non lo pensereste mai. Ecco perché ci tenevo a farlo nella parte spoiler, perché ora arriva la mia parte odiosa. E devo dire che tra tutti i personaggi, ovviamente quella più studiata è Vale, ed è anche quella che io ho amato di più, perché è una ragazza che nella sua fragilità è molto molto forte. Ho odiato da subito Massimiliano per determinate cose che lui fa, per determinati motivi. Lei però mi è piaciuta, anche se può risultare un po' incoerente in alcuni momenti, ma ci sta, è un adolescente. E gli adolescenti, come noi che siamo diversamente giovani, sbagliano. E quindi nel complesso sono dei personaggi molto molto studiati e soprattutto che vi lasciano con il fiato sospeso fino alla fine. Quindi io consiglio questo libro, sì, e lo dico e non lo nego, per me è stato il libro più bello del 2019. E con questo vi saluto, vi mando alla prossima recensione e un bacio dalla vostra Palma. Ovviamente ringrazio Franci per questa collaborazione e non vedo l'ora di spulciare il seguito, perché qua mi hai lasciato, qua mi hai lasciato, qua mi hai lasciato. PS, la classe non è acqua, ma è te.